amici, benvenuti al mio canale, io sono Moira e oggi andiamo avanti con Rise of the Tomb Raider. Dobbiamo salvare Jacob. Proviamo ad andare da questa parte? Ah sì, questo l'avevamo già aperto, devo salire di qua. C'è gente! Aspettate, come sono messa con le munizioni? Forse è meglio se mi fabbrico qualcosa. Eccola. Cosa eccola? Mi hanno già visto. Veramente. Di nuovo in solitario, raggiungi Jacob. Ah no, non mi hanno visto. Questa roba è antica. Le scritte non sono in russo. Allora, potrei fare sulla lingua? Una bomba. E è sicuramente migliore della Molotov. Piano, solo i cardi. Mi sa non che mi conviene. Facile. Guarda, è completamente solda. Ci vorrà un po'. Eccolo là. Andati? Tutti? Veramente? Wow, però lei non si rialza. Invece sì, sono stata bravissima. Aspettate che guardo se c'è qualcosa. No. Ma mi sembra strano che ci fossero solo loro tre. Prendi questi. Le prendiamoli, visto che siamo qua. Ci sono anche un po' di munizioni. Ah, però sono piena. Il nostro obiettivo che è là in fondo. Ah, sono piena anche per i materiali. E... allora, aspettate. Qua mi conviene fare una Molotov. E mi sposto anche. Brava. Brava. Adesso posso prendere i materiali. Però il fatto che lei stia abbassata... Fughe di gas. Puoi usare il fuoco o gli esplosivi per far esplodere le fughe di gas. Ecco. Aprite il fuoco. No, 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 no. Mi stanno sparando. Però io vado meglio con l'arco. Ah, eccole là le fughe di gas. Sono quelle. Deve restare giù. È andato. Ce n'è ancora uno. Aspetta, fermo. Fermoli. Mi sparano. Salve. Se quello lì stesse un attimo fermo, no? Invece di correre in giro. Olla. Andati. Penso di sì. No, invece c'è un altro. Ci siamo? Sì, bene. Abbiamo dato fuoco a tutto, però ci... No, no, butta via questa cosa qua. Questo me lo prendo. Altre munizioni, ma sono piena. Lei si abbassa. Dove sono? Dove? Salve. Aiaiaiaia, mi hanno lanciato qualcosa. Qua mi conviene andare di mitra fucile. Eccoli là, no, adesso uso l'arco. Dove sei? Andato. Aspetta, prendi questo. Preparala. Ce la fai da qua? Mi serve aiuto. A lanciarla là? Concentriamo il cuore. Sì che ce la facciamo. Però forse uno è rimasto in vita. Dov'è però? Non lo vedo. Eccolo. Andato. Forse. Sì. No, qua non ci posso entrare. Ah, questo l'ho già depredato? Andiamo a depredare pure questo. Accidenti, c'è il gas che mi uccide. Via. Forse devo salire qua. No. Materiali, ma sono piena. Da che parte? Di qua? Può
fuoco di copertura. No, 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 fermi, fermi. Wow, ma che fate? Ah, ancora vivo questo. No, 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 che muoio. Curati, curati. Che succede? No, i corazzati. I corazzati, no. Sì, signore. Quanti? Dividetevi, l'abbiamo circondato. Vabbè. Aspetta, 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 fai la molotov. Fai la molotov. Non bruciarti, non bruciarti. Lanciagliela. Sto morendo, sto morendo, sto morendo, curati. Via, 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 via. Adesso datemi. Datemi questo, datemi questo. Com'è che si fa l'attacco di mischia così? Ah, mi sparano. Dov'è? E ti sparo le gambe io. Aspetta, spostati. Ce n'è un altro però, dov'è? No, 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 sono andati tutti. Però qua io muoio bruciata. Depredalo. Depredalo. Queste posso prenderle? No. Di qua non si va. E allora andiamo sempre più su. Sali. Sali. Come si sale? Ah, così. Altra gente che spara là in fondo. A chi state sparando? Mi sa che c'è Jacob. Aspetta, dammi l'arco. Di qua, sì, devo per forza scendere allora. Ma è vivo, sta bene. Ormai è un'abitudine salvarci a vicenda. Grazie. Sono felice tu stia bene. È quella l'entrata? Sì. Ce ne saranno altri dentro. E noi li affronteremo. Non ti liberi facilmente di me. Cerco ancora delle risposte. Allora non perdiamo tempo. Miniera abbandonata. Trova un modo per attraversare la montagna. Questo passaggio ci porterà dall'altra parte della montagna. Arrivo. La mia gente l'ha usato fino a quando sono arrivati i sovietici e hanno iniziato a scavare. Cosa hanno trovato da queste parti? Qualcosa di abbastanza interessante da farli proseguire. Hanno usato macchinari ed esplosivi per andare più in profondità. Molti vecchi passaggi sono crollati. Ma ora non c'è pericolo. Ah, sì? Sta tremando tutto. Lo spero. Grazie. Non mi rassicuri un granché. La Trinità deve aver trovato i vecchi macchinari da scavo. Vogliono finire quello che i sovietici hanno cominciato. E non c'è altra strada per arrivare di là? Temo di no. Non più. È difficile da spiegare. Qual è il problema? No. Qui i cavi sono corrosi, ma posso escludervi. Ci sono quasi. Così faranno crollare tutto. I sovietici hanno fatto crollare quasi tutti i vecchi passaggi. Quei macchinari sono troppo invasivi. Dobbiamo superarli non visti. Sì. Corri! No, 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 no! Dille che la Trinità è qui! No, no, dai, mi stava simpatico! Aia! Là c'è gente? Sembra di vedere qualcuno. Comunque Jacob ha detto trova Sofia! Però l'abbiamo perso, no? No! Spero sia riuscito a tornare almeno indietro. Così che fa il giro più lungo, però almeno si è salvato. Jacob. Jacob, ci sei? Mi senti? Dimmi di sì. No, invece no, non risponde. Si mette male. Forse possiamo far ripartire. C'è altra gente. Lassù deve esserci un'uscita. Un momento. Ah. Riesco. Allora, vediamo un po' di capire chi colpire per primo. Posso no, si guardano tutti. Pannello. Quello non lo guardano più. E invece non è vero. Lo so, ma voglio provare a fare una cosa qui. Eccolo. No, ma dai. Aspetta, aspetta, aspetta. Montacarichi incastrato.
La guida è completa. Cos'è stato? Bravo, stai lì. Cos'è stato? Dai, no, fermo. Ho un contatto. Ma che contatto? Ah, mi hanno visto, mi hanno visto. Ok, va bene. Va bene. Ah, maledetto. Uccidilo. Ai. Vai. Bene, è andato. Andiamo a morire ora. Ma cosa mi lanci le granate? Cioè, è ancora vivo, Allora. Non ce la faccio a sparargli. Oh là. Vediamo se qua c'è qualcosa che può servirci. Intanto deprendiamo questi. Ah, quello lì penso sia un ascensore che mi aiuterà a salire. Qua c'è qualcosa invece. Materiali. Questi non mi servono. Aspettate che mi fabbrico un po' di frecce. Bene. Ah no, aspetta che scende. O sale. Oh, per fortuna che mi sono spostata, però... Ah, merda. Infatti. Che c'è adesso? Si è bloccato. E io come salgo? Di qua no, di certo. Questo si può spostare? No. L'ho depredato lui? Sì. Devo arrivare lì. Ho capito. Ma vedi che questo me lo fa spostare? Muoviti, alcuni oggetti possono essere spostati. Adesso me lo dici. Ok, dovrebbe bastare. Basta, come si fa? Lascia. Eccolo il coltello da combattimento. Oh, finalmente l'abbiamo trovato. Me lo equipaggia da sola oppure... Ah, mi serve per tagliare una corda. Tagliamola. Bene. Probabilmente questo bloccava il passaggio, quindi adesso io posso andare di qua. Questo lo posso anche depredare. E probabilmente, esatto, devo tagliare anche la corda dell'ascensore. E con questo cosa abbiamo fatto? Allora, di qua io non salgo. Devo tornare giù? Ah, sì, devo arrampicarmi sulla roccia. Sulla roccia, sul ghiaccio. E di qua... Spostati. Bene. Questo non penso si possa utilizzare, no? Questo! Accenna dei manufatti, parla anche dei nativi, il popolo di Jacob. Rapporto operativo Stazione Libertà, 17 settembre del 70. Confermate appena possibile la ricezione dei comunicati. Non abbiamo ricevuto alcun ordine dopo la scoperta delle rovine. Continuiamo a esaminare i manufatti, le pergamene trovate nel sito. Potrebbe sembrare impossibile, ma parrebbe che abbiamo scoperto le rovine della leggendaria città di Kitez. Ci sono molti riferimenti a una sorta di messia. Se la mia interpretazione del testo è corretta, si tratta di un profeta che era scappato da Bisanzio nel X secolo. Stando alle iscrizioni, portava con sé un manufatto che aveva un grande potere. Per il momento ho sospeso le operazioni standard di estrazione. Ho intenzione di scoprire la verità che si nasconde dietro questo misterioso profeta. Ma non c'è niente. Forse fa parte della città perduta. Abbiamo trovato le rovine. E anche monete. Salta! È meglio se corri. Per poco. Oh, bene. Campo base. Va bene, andiamo avanti.
Vediamo se posso, sì, posso leggere l'affresco. Il profeta sta predicando a Costantinopoli. Queste rovine sono incredibili. Sfonda la porta. Quale porta? Oh, no. Ah, salve. Allora, che cos'è? Ah, posso fare una bomba. Granate fumogene. I barattoli di vetro possono essere trasformati in granate fumogene che impediscono al nemico di vederti. Wow. Ci proviamo? Volendo questo lo potrei anche uccidere in modo stealth. Però voglio provare. Uccidilo, uccidilo, uccidilo! No, dai, che c'ero quasi! Vai, 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 vai! Bene, 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 questo è andato, andato, andato! Vai dietro qua! No, vai dietro al muretto! Arco, arco! No, vabbè, va bene anche la pistola! Va bene anche la pistola! Uccidilo! Ai, 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 ai! Allontanatevi! No, 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 via, 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 via! Ok, va bene! Non è stata una buona idea, datemi l'arco, datemi l'arco! No, 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 no. Non servono a niente queste cose fumogene, dai. Mi arrangio da sola. Vabbè, però se mi lanciate le granate, grazie, no. Non mi servono. Aspetta, dov'è? Eccolo qua. Ah, aveva il caschetto. Dai. Oh, là. Dove sei? Dove sei? Dove sei? Aia. Ah, qua sei. Finito? Sì, bene. Le prendiamoli tutti. Questo che cos'è? No, niente. Lascialo. Lascialo. No. Salta. E depreda. No, ce la fai a depredare. E lei raccoglie. Lascia sti barattolini. Come si fa a lasciarli? Oh, là. Ok, questo l'abbiamo già depredato. Questo no. Questo neanche. Forse di qua c'è ancora gente. Può essere? Mi sembra una zona abbastanza vasta. Ah, volendo potevo far esplodere questo. I sovietici calarono nella grotta degli enormi macchinari. Non si può certo dire che i loro metodi fossero raffinati. Siamo usciti a portare l'attrezzatura nella grotta principale. Vogliamo entrare in una sorta di tempio, anche se per farlo dovremmo abbattere le porte antiche. Abbiamo ritrovato e catalogato centinaia di manufatti, ma due squadre di guardie sono scomparse nelle miniere. Ho interrogato personalmente i prigionieri nativi, dico di non sapere dove sono le guardie scomparse. Li abbiamo puniti duramente, ma temo che presto insorgeranno. Sono sparite delle guardie. Qui c'è dell'acqua, ma non c'è niente. Vediamo se c'è gente anche qui. Magari ci muoviamo piano piano. Questo lo posso aprire. Vai. Attrezzo per la fabbricazione. Attrezzi di potenziamento. Gli attrezzi sbloccano nuovi livelli di potenziamento per tutte le armi. Ah, bene, grazie. Questi sono materiali che mi li prendo. Anche questi. Cos'è stato? Si è fermato. Ma che cos'è? Non si sa. Allora, mi sa tanto che io devo andare di là. Aspetta, che questo non l'avevo visto.
compagni. Gli abitanti della valle si ribellano, ma i sovietici risposero inasprendo ulteriormente la repressione. Compagni, è assolutamente necessario che rispondiate ai miei comunicati. Abbiamo urgente bisogno di scorte e rinforzi. C'è un'insurrezione in corso. I prigionieri ora controllano il sito di scavo e le strutture circostanti. Come rappresaglia, ho ordinato l'esecuzione di massa dei prigionieri che abbiamo catturato tra i nativi. Con un po' di fortuna i ribelli gli porranno le armi e si arrenderanno per salvare i loro compagni. Devo andare di qua? Sì. Arriveremo domani mattina, però. Wow. Bellissima questa zona. C'è anche tipo un camion, un furgoncino là. No, che succede? Perché? Ha fatto tutto da sola. Non si può andare su più velocemente? Dovrebbe esistere tipo il risalitore che serve per andare più in fretta sulle corde, però al momento non ce l'abbiamo. Da che parte andiamo adesso? Non sono la prima a cercare di passare per questa porta. Ah, ok, allora aspettate, queste corde servono per forzare la porta. Però non ce l'hanno fatta. Quindi ovviamente toccherà a noi. Come facciamo? Di qua? Come facciamo? Potrei usare questi cavi per aprire la porta tirando. Ah, di là devo andare. Aspetta, allora, bastava dirlo. Forse se ci diamo una mossa è meglio. Allora, vediamo un po'. Questo va sicuramente attaccato a quello. Però questo dà fastidio. Quindi se io lo sposto indietro... Ci sta? Sì, dovrebbe starci. Ah, però dà ancora più fastidio. No, questo qua lo devo proprio buttare via. Via, 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 via. Bene. E adesso proviamo a tirare questa corda. Si può? Ah, no, ma aspetta. Io pensavo fosse attaccato al camion. Invece no. Gli dà la spinta al camion e lo fa cadere giù. Vieni su. Probabilmente gli dà la spinta. Sì, tagliamo la corda. Oh, bene. E la prima parte è andata. No, Lara, no! Vai su. Ce l'abbiamo fatta. Adesso tocca alla seconda. Devo andare di qua. Erbe curative che non mi servono. Posso scendere? Sì. No, 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 no. Hanno visto me? Sì, mi hanno visto. Vai qua dietro. Ma dove vai? Dove vai? Dove vai? No, no, qua muoio, qua muoio, qua muoio. Lo so, lo so. Invece sono ancora viva. E invece sono ancora viva. Mi stanno sparando! Dove vai? Mi serve aiuto! Fermoli, fermoli! Ok, cambiamo arma. Fermo. Così. Bene, sono andati. Almeno credo. No, non
sono andati per niente. Può servire... Oddio, che cos'è questo? Il raggio luminoso. Sono morta. No, dai, no. No, 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 no. Aspetta, qua mi servono questi. Ah, ma oddio, mi rifanno rifare tutta la parte. No. È andato. Fermo, fermo. Devo ricaricare. Via, 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 via. Bene, questo è andato. Adesso arrivano gli altri. Ah, con il fumo arrivano. Adesso ho capito perché non vedevo niente. Bene, uno. Aspetta. Due. C'è un altro. Tre. Quattro. Ah, eccolo. Ce n'è un altro. Finiti? Sì, grandissima Lara. Ce l'abbiamo fatta. Sì, volendo potevo anche creare qualche bomba, però vabbè dai. Ce l'abbiamo fatta lo stesso. Prendiamo tutto, 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 tutto. Esplosivo e hanno monete. Là c'è qualcosa. Allora, di qua si scende. Aspetta. E mi sa che devo proprio andare là. Ah, monolito. Ora perché sì che qua c'è il precipizio. Forse seguendo queste indicazioni. Le monete? Forse? Ah, vabbè, sono là in fondo. Sì, mi sa proprio che io devo andare di qua, esatto. Probabilmente crollerà tutto. Ma ce l'abbiamo fatta. Forse dovrò anche tornare indietro perché ci sono questi pali che mi sembrano abbastanza utili. Devo dire che questa parte mi sta piacendo tantissimo. L'elsa dorata di una spada, incastonata di gemme. Doveva appartenere a un nobile bizantino. La lama è stata spezzata alla base. Che sia successo in battaglia? Ce la fai con un salto? Sì. Ci sono anche monete. Mi fanno gli scherzi. Perché non lo prendi lo zainetto? Perché? Quanto mi manca lo zainetto. Aspetta, ci sono anche frecce, sì. Ah, questo lo devo buttare giù con l'arco. Voi mi stavate sfuggendo invece. Ora... I sovietici avevano sottovalutato gli abitanti della valle e quell'errore costò loro molto caro. Ora so con certezza che le comunicazioni sono state sabotate. Credo che da un tempo non riceviate i miei comunicati, ma continuerò a trasmettere perché è mio dovere. I nativi ci hanno attaccato su più fronti, poco dopo che abbiamo cercato di indebolirli. Con le esecuzioni dei loro compagni ci sono molti più nativi di quanto ci aspettassimo. È chiaro che vengono dal lato opposto della montagna e per anni hanno preparato la rivolta nei minimi dettagli. Ci mancano l'acqua e l'elettricità. E l'inverno sta per arrivare. Io e i pochi di noi rimasti presto ce ne andremo con il treno e porteremo con noi tutti i documenti e i manufatti che riusciremo a trasportare. C'è un'altra qua che ho visto.
ma è chiuso. Ah, devo salire qua. No, oh, basta. Lasciatemi esplorare la zona in tranquillità, è tanto bello. No, aspetta che c'è il tipo. Aspetta che sto già morendo. C'è uno che si è bruciato da solo. Ma veramente? Si è bruciato da solo, ma sono dove ero prima? Sono tornata dove ero prima, ma perché? Allora, aspettate, fatemi capire. Perché sono tornata qua? Ah, perché posso salire adesso. Forse questa scala non c'era prima. Ah, questo si è bruciato. Depredalo. No, no, non la bottiglia. Lanciala. Sali. Componente Arc Compound, 3 su 4, bene. Oh, questo ci sblocca le varie reliquie, ottimo. E andiamo di qua. Beh, questa penso basti... Ah no, non devo tagliarla. Devo scendere. Forse abbiamo aperto la porta. No, non ancora. Come faccio? Ah, di qua. Non si è ancora aperta del tutto. No. Probabilmente la devo buttare giù in qualche modo questa. Sì. Allora, qua c'è una corda. Dove l'attacco? Se riuscissi a tirare giù quella gru, potrei aprire la porta. Ho capito. Come l'attacco qui? Ah, eccolo, l'ho visto. Sì, ti ho visto. Allora, spostiamolo. Se riempissi quel secchio, potrebbe pesare abbastanza da tirare giù la gru. Ah, lo devo proprio riempire con l'acqua. No, dammi l'arco. Ci mettiamo qua. Così. E giriamo la manovella. Ce la fai? No, l'ho messo troppo vicino. Ok. Bene, dovrebbe funzionare. Speriamo. Sì, ce l'abbiamo fatta. Ha funzionato. E adesso? Devo correre io! Vai! Corri, Lara, corri! No! Dai che ci siamo! Dai che ci siamo! Questa deve essere la statua del profeta immortale. E questo raffigura l'esodo della sua gente dai deserti della Siria. Si stabilirono in una valle nascosta e costruirono una grande città.
Kitesh. Per proteggere l'intera città e i suoi abitanti, il profeta formò un esercito di guerrieri. Ma questo cosa dovrebbe raffigurare? Non gli stanno offrendo la sorgente divina. È qualcos'altro, qualcos'altro, ma cosa? E i suoi guerrieri forgiarono per lui un atlante, affinché il profeta potesse orientarsi nella città e i suoi segreti. Una mappa della città che potrebbe indicare la via per la sorgente divina. Entra nella valle. Va bene, direi che possiamo fermarci qua con questo episodio. Qui forse scopriremo dove si trova la sorgente divina. Quindi ci fermiamo qua, lasciate un piace, un commento se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!